Sì, Mariu, io ovviamente faccio delle considerazioni da giornalista, da osservatore, non da, diciamo, protagonista del settore. Però va fatta, secondo me, una differenza tra le misure che tu attivi sul piano sanitario, che ovviamente devono essere rigorose, devono essere mirate, selettive per categorie, eccetera, e invece quello che fai dal punto di vista economico, cioè tu devi mettere nuovamente in ripartenza un settore, devi dare una nuova ripartenza, devi creare le condizioni affinché ci possa essere una competitività. E quindi perdere tempo a decidere chi deve essere il primo ad aprire, chi il secondo, chi il terzo, è un qualche cosa che fa danni. Tu devi consentire a tutti di poter ripartire. Quindi le isole sono, per esempio, il luogo dove ci può essere una maggiore affluenza turistica. Consenti a tutti di ripartire. Pensiamo ad allargare questa torta, a non restringere ulteriormente, a tirare la coperta, ma poi la distribuzione, come dire, all'interno di un settore è una cosa secondaria. E allora, in questo senso, vanno benissimo tutte quelle iniziative che, per esempio, hanno puntato all'aggregazione, a creare reti nei settori. Io leggevo, per esempio, di una bellissima iniziativa di un contratto di sviluppo nella penisola sorrentina, creata da iniziativa con tutta una serie di grandi hotel, diciamo, del settore. Penso alla. Veramente a quanto sia stato eroe, per esempio, Costanzo Iannotti-Pecci con il suo Britannique, che ha aperto proprio l'anno scorso, nel momento in cui, diciamo, partiva il lockdown. Cioè, noi dobbiamo cercare di creare le condizioni affinché ci possa essere un rilancio dell'economia. E quindi andiamo a intervenire su tutte le isole, non perdiamo tempo a pensare a quello che blocca. L'Italia purtroppo in molti campi, cercando l'ottimo, se non vogliamo dire che ci sono stati problemi di burocrazia, è stato nemico del buono. E quindi, diciamo da osservatore, chiaramente io mi sento di dire questa cosa innanzitutto. E poi c'è un discorso anche, credo, di economia, diciamo, generale. C'è il turismo è il settore trasversale per eccellenza, mette insieme varie filiere. Quindi è in qualche modo il terminale di tante disfunzioni che si creano. Se noi riusciamo a innovare strategicamente questo settore, quindi qui naturalmente chiedo poi ai nostri ospiti quali possono essere le strategie in particolare, uniamo in qualche modo una risposta che può essere adatta non solo per la peculiarità del settore turismo, che è un non settore per eccellenza in quanto mette insieme più filiere, ma anche quello che è uno scenario completamente diverso che il Covid purtroppo ci sta lasciando. Diverso è forse quello che dovremmo aspettarci, sicuramente ha fatto male sapere che molti connazionali siano potuti andare all'estero perché questo aspetto ha sicuramente penalizzato maggiormente l'Italia, ma di contro abbiamo anche una data probabile, eventuale, ovvero quella della riapertura di un probabile 2 giugno. Quali scenari ha in vista per questa data lei? Bussetti. Sì, Ah, me di volta, non avevo capito, scusa. chiedo scusa. No, diciamo che il 2 giugno, allora, la riapertura, in effetti, per quanto riguarda il campo, il turismo, gli alberghi, noi non abbiamo mai dovuto chiudere. Si è chiuso per forza maggiore, per mancanza di turismo. Per cui il 2 giugno la riapertura, penso dare una data in questo momento, con la situazione attuale, sia praticamente impossibile se poi non viene rispettata. 2 giugno è già tardi, per quanto ci riguarda. Non possiamo più resistere, ma parlo anche del settore, di tutta la filiera del turismo, come dicevano prima, non è solamente l'albergo. Resistere un altro mese e mezzo in queste condizioni diventa molto, ma molto difficile. Infatti, diciamo, nel settore, questa data ipotetica, detta dal ministro, è stata presa con grande, non con positività. Non è sicuramente, e poi non è garantita neanche, quindi non c'è nessuna certezza. Come ho detto, noi pecchiamo molto a livello di istituzioni, di programmazione, di una vera programmazione, e quindi di dare l'opportunità di capire dove
stiamo andando dove andremo e si fa tutto a tentoni, e questa cosa sicuramente non ci porterà ad avere a ripartire in maniera veloce e senza problemi. Certo. Conoscere con certezza la data, ecco, sapere magari essere garantiti sulla riapertura di un 2 giugno magari potrebbe mettere in atto queste progettualità di cui lei parlava. Intanto grazie della sua disponibilità, ringrazio Giuseppe Bussetti, presidente Associazione Direttori d'Albergo Napoli, le auguro naturalmente un nostro mega in bocca al lupo e a prestissimo con novità più speranzose. Grazie, buonasera a tutti. Io invito ad entrare nel forum Roberto Poliandro, direttore Gazzetta Forense. Buongiorno direttore, da un minuto e sono da lei. Intanto volevo chiedere a Delella, noi stiamo parlando di quella che è la situazione drammatica che vive il comparto turistico, e naturalmente quando ci riferiamo al comparto turistico non possiamo non menzionare i bed and breakfast. Abbiamo parlato della situazione degli alberghi, e quindi molto di più i bed and breakfast stanno vivendo questo momento particolare, visto che in moltissimi casi si tratta di piccolissime attività. Qual è la situazione, e le chiedo che cosa è avvenuto in questi 12 mesi, se possiamo parlare di una evoluzione o probabilmente involuzione dei bed and breakfast. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. E, allora, sicuramente tutto il comparto, quindi dagli alberghi ai B&B, è distrutto, perché comunque noi non abbiamo arrivi, le regioni e le nazioni sono chiuse, quindi per tutti è un momento terrificante, quindi abbiamo perso dal 90 al 95% di fatturato. Anche i B&B, che sono attività familiari, che sono attività piccole, hanno avuto una grandissima perdita, e infatti addirittura nell'ultimo anno si calcola che 10.000 famiglie hanno chiuso la loro attività, perché non potendo più pagare il fitto si sono accumulati dei fitti e a un certo punto sono arrivati alla disperazione e quindi hanno chiuso. Questo è un problema ovviamente enorme, perché comunque B&B erano stati l'ammortizzatore sociale della città di Napoli per la ripresa in alcuni anni fa. Abbiamo cercato delle soluzioni, siamo in stretto contatto con l'assessore regionale al turismo, che è l'avvocato Casucci. Stiamo cercando di trovare delle soluzioni, ma ovviamente sono molto difficili, perché come parlavate prima, noi non abbiamo né una data di ripristino né una data per poterci organizzare, per poter organizzare il nostro lavoro, e quindi questo per noi diventa molto difficile. Le nostre istituzioni non ci stanno dando una mano, perché tutto quello che hanno detto le persone qui presenti è tutto molto corretto, nel senso che qui ci vorrebbe una campagna promozionale della campagna, quindi con la vaccinazione di tutto il comparto. Non esiste solo le isole, non esiste solo il B&B e non esiste solo gli alberghi. Quindi diciamo ci troviamo in una situazione molto difficile, bisogna trovare delle soluzioni diverse, e obiettivamente qualcuno di noi sta cercando di creare un qualcosa che sia completamente differente da quello che è stato fatto fino ad ora. Per farvi capire, io per esempio con il mio B&B, che mi trovo in grandissime difficoltà, ho portato avanti un progetto che negli ultimi 5 giorni mi ha portato tantissime prenotazioni. E infatti ci siamo inventati questo soggiorno sospeso, che dà la possibilità in tutta Italia di venire a Napoli, di poter dare un acconto per il futuro. Quindi questo ci ha dato uno stimolo, ha dato una mano alla nostra attività che stava per chiudere, e in poco più di 5 giorni abbiamo avuto 12.000 euro di prenotazioni, di acconti di prenotazioni. E quindi questo potrebbe essere un modo, e quindi lo giro anche a tutti gli altri miei colleghi, per poter iniziare a pubblicizzare la nostra regione, la nostra città, perché purtroppo la regione non ci dà una mano, non ha una comunicazione, e dobbiamo fare da noi. E visto che Napoli comunque sarà penalizzata, perché in estate vengono preferite ovviamente le località di mare, quindi la Puglia, la Sicilia, la Sardegna saranno le prime a essere riempite, perché hanno questo mare meraviglioso. Noi abbiamo tanta arte, ma poco mare. Promuovere il nostro territorio, una campagna promozionale, ma con tempo anche una nuova progettualità. Ma quando si parla di progettualità, naturalmente bisogna fare riferimento probabilmente anche alla speranza di nuovi sostegni per il settore. Quindi, direttore Colliandro, le chiedo se in merito a tale settore ci sia la possibilità di ricevere nuovi sostegni. Sì, sicuramente
alcune misure messe in campo dal governo, ma anche a livello regionale, lo stesso assessore Casucci, che sentivo prima nominare, hanno approntato sistemi di sostegno per questa crisi che, ahimè, attanaglia un settore nevralgico della nostra regione, la Campania. E sicuramente credo che, per esempio, un emblematico sono i progetti di sviluppo, i progetti Invitalia messi in campo nell'area sorrentina, in cui alcuni l'ho seguiti anche personalmente, in cui si è approfittati per ristrutturare, riammodernare il parco immobiliare di parecchi alberghi, di parecchie strutture ricettive. Questo sicuramente, guardate, è una fase caotica, una fase nevralgica, una fase, diciamo, drammatica, però da questo punto di vista bisogna anche rendersi conto che anche il settore turismo non riprenderà così come era prima, o meglio, è inutile immaginare il settore turismo e quindi tutta la filiera del turismo così com'era 2 anni fa. Le persone si sono abituate a cose diverse, o meglio, pretenderanno cose diverse, quindi diciamo forme di affollamento, forme di eccessiva densità del settore turismo oggi non rendono più. Qui, da questo punto di vista, mi sembrano opportune le tante iniziative per trovarci pronti e per trovare pronto il settore turismo, legato forse anche a località spesso sottovalutate, spesso l'entroterra campano, spesso anche località del settore balneare poco battute, potrebbero essere fondamentali da questo punto di vista per una ripresa. Quindi, da questo punto di vista, direi che guardare alle numerose misure messe in campo, anche con un credito agevolato che lo Stato mette a disposizione, può costituire un motivo per essere pronti ai nastri di partenza quando riprenderà. Sicuramente condivido totalmente, non è la data che è il momento di ripartenza, ma la data può essere soltanto un momento di riprogrammazione, perché non è come aprire una pizzeria o riaprire eventualmente con tutte le difficoltà un'attività commerciale. Il turismo ha bisogno della programmazione, ha bisogno della l'incentivazione. Qui, da questo punto di vista, sicuramente la Campania, che offre un patrimonio culturale, un patrimonio artistico enorme, potrebbe sicuramente offrire uno scenario diverso anche per quelle micro località che È spesso proprio erano su questo che vorrei sottovalutate. soffermarmi, uno scenario diverso. Parliamo oggi nel forum del comparto turistico, siamo addirittura d'arrivo, 1 minuto a testa, vi chiedo, e quindi parto proprio da Di Porzio. Allora, che turismo avremo e quindi inerente adesso, di relazione adesso, che nuova ristorazione potremmo ritrovarci, come poter far ripartire tutte le attività economiche, tenendo conto appunto anche della campagna vaccinale. Di Porzio. Allora, sicuramente una ristorazione più attenta al territorio, anche perché diciamo noi a cascata c'è tutto il reparto dell'agroalimentare, no? Che chiaramente è in crisi, come sono in crisi le imprese di ristorazione. Quindi bisognerà sicuramente privilegiare le produzioni locali, tornare un po' al senso di appartenenza del territorio. Così come si è detto prima, i clienti devono privilegiare le aziende locali. Quindi anche nel turismo sicuramente bisognerà cercare di premiare le zone, ne abbiamo 19 bandiere blu, attenzione in Campania, siamo la terza regione, quindi se parliamo di turismo balneare, penso che sia uno dei sicuramente più affidabili, più da un punto di vista di qualità eccellente. Quindi noi ristoratori dobbiamo sicuramente ripartire dalla qualità, dall'accoglienza, che è una nostra caratteristica, e credo, diciamo, che appena si svilupperanno i flussi turistici, sicuramente si riuscirà a riprendere, non a recuperare, perché ormai secondo me il perso è perso assolutamente, e Ma quindi ci recuperare sarà anche sarebbe una già una sinergia. grande cosa. Intanto Aiardi, come faceva notare Delella, puntare magari, ti chiedo, su una campagna promozionale della Campania e quindi puntare ad un turismo più pubblicizzato che aiuta le strutture anche nei periodi bassa stagione, ad esempio come il turismo congressuale, e che anche quello si è fermato. Quindi ripuntare da qui potrebbe essere un'idea.
Sicuramente lo diceva anche Draghi ieri, il turismo congressuale, fieristico, non è detto che stia rovinato come quello, diciamo, vacanziero, per ovvi motivi. Quindi ripartire sicuramente da quei comparti che hanno maggiore possibilità. Io ritengo anche molto utile l'osservatorio qualificato, che possono avere anche grandi strutture alberghiere che fanno parte di catene internazionali, perché in questo modo ci può essere un sentiment in altri paesi dove magari c'è stata una ripresa un po' più veloce per vari motivi, capire un attimo come si orientano i flussi turistici, provare a fare un minimo di coordinamento per interpretare questi segnali, adattarli sul nostro territorio. Sicuramente quello che diceva Di Porzio è giusto, cioè legarsi anche un po' di più al territorio, perché comunque dei motivi e degli ostacoli di spostamenti comunque resteranno. E poi su determinate categorie, in particolare tipo i ristoratori, le istituzioni devono dare certezza dei tempi, perché per gli imprenditori in generale la certezza dei tempi molte volte è ancora più importante degli incentivi e diciamo, del valore assoluto di questi ristori. Avere la possibilità di programmare è quello che un imprenditore, diciamo, capace, può fare, ma deve avere appunto queste condizioni di certezza che, è chiaro, in alcuni casi non sono possibili, ma dove ci possono essere sono prioritarie. Delella, che ruolo potrebbero assumere i bed and breakfast in questo scenario? Allora, i bed and breakfast sicuramente possono metterci quella genialità, quell'accoglienza e quella qualità di cui questa città ha bisogno. Però vado sempre sullo stesso punto, riprendendo anche i dati del signor Di Porzio, che noi non abbiamo una comunicazione, noi non ci sappiamo vendere, non ci sappiamo pubblicizzare. Perché i dati che diceva fino a poco tempo fa che siamo la terza regione per bandiera blu, in Italia le persone non conoscono questo dato. Perché non sanno che la Campania è uno dei posti più belli da visitare anche sotto l'aspetto non solo dell'arte e artistico, ma anche per il nostro mare. Noi non abbiamo comunicazione, quindi noi abbiamo tante bellezze, tante ricchezze che non vengono comunicate. Quindi la regione si dovrebbe Grazie. impegnare a spendere dei fondi per far conoscere tutte le bellezze e tutti questi dati che anche il dottor Porzio stava portando avanti prima. Coleandro, l'ultima battuta, la sua. No, diciamo il richiamo forse è forte rispetto alla ripresa degli enti del turismo. La Regione Campania ha disattivato con una riforma abbastanza discussa gli enti territoriali del turismo, forse è l'occasione giusta per riprenderli e per far sì che dal turismo e dalle realtà territoriali possa rinascere la nostra regione. Sicuramente non basta l'assessorato al turismo, ma serve una filiera su ogni realtà territoriale che possa appunto fare, come diceva qualcuno poc'anzi, una rete molto capillare per quanto riguarda la sensibilizzazione e l'incentivazione del turismo, non soltanto balneare, ma direi culturale e artistico, dove la Regione Campania ha una miniera al suo interno. Grazie, grazie ai nostri ospiti Enzo Aliardi, Fabrizio Dellella, grazie a Grazie Massimo Di Porzio, a Roberto voi. Grazie Coleandro per essere a stati con noi e per appunto spulciato tutte le tematiche voi. inerenti a quello che è il mondo turistico in questa purtroppo gravosa emergenza pandemica. Saluto tutti i miei ospiti, nonché il pubblico che ci sta guardando e noi ci ritroviamo presto, sempre con un informe di Martino 9. Buona giornata a tutti, salve. Buona giornata. Grazie. Vabbè.